Dottoressa Buzzoni di Cofiter, il governo, grazie anche ai fondi strutturali, ha ampliato le dotazioni a disposizione del Fondo Centrale di Garanzia. Che giudizio date dell'operato del fondo? Allora, sicuramente il fondo è uno strumento molto importante per l'assistenza alle piccole e medie imprese nel ricorso al credito. Nelle nuove disposizioni ha ampliato ancora di più questa difficoltà per i confidi di competitività nei confronti delle banche stesse. Le banche possono accedere in modo diretto su qualsiasi importo rispetto al fondo, controgarantendo un importo fino all'80% dell'erogato messo a disposizione, e quindi con dei costi molto contenuti rispetto a quello che potrebbe essere l'accesso in controgaranzia tramite il Confidi, dove l'impresa non solo deve sostenere il costo della garanzia, ma vedrebbe riconosciuta una garanzia su una parte solo del finanziamento. Quindi per le banche un minore assorbimento di patrimonio, perché un'ampia parte rimarrebbe scoperta, e quindi una minor convenienza, e per l'impresa quindi un costo che potrebbe aggirare. Non solo, teniamo conto che in questo ampliamento delle maglie normative, sono state veramente molto ampliate, quindi prevedendo l'accesso a più numerosità di imprese, viene comunque sempre tenuta esclusa la fascia 3 delle imprese, e nel nostro settore, che è commercio, servizi e turismo, la fascia 3 è la fascia maggioritaria. Pertanto come Confidi ci troveremmo a poter accedere e supportare solamente quella fascia, o perlomeno in prevalenza quella fascia, che non può godere della protezione del fondo. E qui è una domanda: questo fondo serve veramente a sostenere il ricorso al credito per le imprese in crisi, o sostiene invece le imprese che già normalmente potrebbero avere un buon approccio al credito con costi contenuti? I problemi maggiori in questo impianto normativo che, tra parentesi, i Confidi auspicavano da tantissimi anni e finalmente sono arrivati nel 2013, hanno purtroppo visto una non completa legiferazione in materia di Confidi, e quindi mentre per i Confidi 107, ammettendo a tali anche Confidi con patrimoni veramente risicati, per cui tutti i costi che poi hanno dovuto assumersi per gli oneri che comporta essere un Confidi vigilato l'ha reso molto debole, non ha d'altro canto legiferato invece in materia di Confidi 106, dove doveva essere prevista anche lì dei controlli, delle organizzazioni e quant'altro. Quindi questo ha disincentivato i Confidi 106 nel crescere e unificarsi nel 107, e nel 107 talvolta pensare strategie per tornare a Confidi 106. Noi auspichiamo molto che questa parte della legge venga completata e conclusa, perché questo forse darà veramente la spinta a quelle unificazioni e a quella creazione di Confidi 107 importanti e ben strutturati che l'Italia ha bisogno. Oh, dottor Tappi, il Fondo Europeo di Investimenti ha una tradizione consolidata di collaborazione con gli intermediari finanziari, con i Confidi. Nell'ambito della nuova programmazione comunitaria, che prospettive ci sono per l'utilizzo degli strumenti finanziari? Il 2014 è l'inizio di un programma settennale. Abbiamo due programmi comunitari importanti, tutti dedicati alle piccole e medie imprese di garanzia, il COSME e Horizon. Uno è dedicato alle imprese e l'altro alle imprese innovative. È aperto a tutti gli intermediari finanziari, i Confidi e le banche potranno sicuramente partecipare. E invece a livello istituzionale, quindi per quello che riguarda il rapporto tra il livello europeo, quello nazionale e quello regionale, che margini di miglioramento ci sono per conciliare la cooperazione cosiddetta pubblico-pubblico? Allora, i margini di miglioramento sono due. Uno, coordinamento interno. Ci sono paesi, tipo l'Italia, in cui il livello di decisione per gli strumenti finanziari è molto variegato. È importante coordinarsi. Il ruolo delle istituzioni europee è quello di fare da complemento, e una linea strategica è la cooperazione con gli strumenti esistenti nazionali, quindi da aggiungere risorse e complementare nell'area di intervento quello che già esiste in Italia. Dottor Guarena di Unionfidi Piemonte, il problema della patrimonializzazione dei Confidi è sicuramente uno dei più recenti. E come crede che l'ente pubblico possa intervenire per risolverlo? Ma questo è un tema effettivamente fondamentale, specialmente in un momento che permane difficile, con anche un calo dell'attività dei Confidi, dall'altra parte con un aumento delle sofferenze che comporta inevitabili accantonamenti maggiori, come Banca d'Italia giustamente chiede anche ai Confidi. Quindi l'ente pubblico senz'altro può avere un ruolo fondamentale, io dico non sempre nei confronti del Confidi, ma in un momento così difficile lo ritengo indispensabile. E quindi può manifestarsi essenzialmente in due modi, come dice lei, con una patrimonializzazione diretta
del Confidi, e mi pare ci sia anche un provvedimento della legge di stabilità che diciamo prevede questo, che chiaramente va gestito, ritengo, con molta cautela, in quanto possono esserci aspetti di aiuto di Stato, comunque non è questo il tema. Quindi voglio dire, l'ente pubblico quindi può intervenire in materia, quindi andando direttamente con delle poste che, come si dice, siano eleggibili per essere considerate nel patrimonio di vigilanza. C'è poi un modo indiretto che forse diciamo può avere la stessa efficacia, ed è quello di copartecipare il rischio che il Confidi assume, e quindi con delle controgaranzie che purtroppo vuol dire che in Italia funzionano a livello di fondo centrale con la ponderazione zero, che è la cosa fondamentale per i Confidi e per le banche finanziatrici, che magari i finanziari regionali che gestiscono dei fondi di riassicurazione locali non offrono. Un altro strumento che mi pare la Regione Veneto ha varato con successo recentemente è quello del tranche cover, quindi mettere assieme dei portafogli di Confidi e poi appunto mantenere in capo ai Confidi una prima perdita, come si dice, coperta da un fondo monetario al quale appunto contribuisce la Regione, ma può contribuire anche ad esempio il FEI, Fondo Europeo degli Investimenti, come in alcuni esperimenti sono già stati fatti. Quindi praticamente questa fetta, diciamo, di rischio viene segmentata con ancora un rischio a favore dei Confidi e con la partecipazione dell'ente pubblico e anche del Fondo Europeo degli Investimenti. Penso che il divenire possa essere una, diciamo, questa soluzione vada presa in considerazione. Invece nell'ambito della programmazione comunitaria una fetta importante delle risorse è dedicata allo strumento delle garanzie. Voi che giudizio ne date? Se lei intende come controgaranzia appunto BEI-FEI, noi riteniamo che è un ulteriore strumento per la cessione del rischio. Mi pare che miratamente nella nuova programmazione ci sia Horizon 2020, che è molto selettivo in quanto va verso imprese molto evolute a livello di ricerca e innovazione, che nel panorama delle PMI italiane va ad acchiappare poche imprese. Invece c'è diciamo l'altro programma, COSME, che mi pare più popolare, se mi passa sempre l'espressione, che va proprio a rivolgersi a quelle imprese, e ahimè sono molte, che altrimenti non avrebbero una garanzia, un finanziamento bancario, e quindi va in quella direzione. Ovviamente tutto dalla vita non si può avere. Horizon 2020 pondera e quindi mi dà un beneficio anche in termini di patrimonio, COSME invece non pondera e quindi è una mera, basta anche quello, però ripartizione del rischio tra il Confidi e il FEI. Chiaramente a monte di tutto il Confidi in questi anni ha perso un po' una prerogativa che era quella di essere l'unico utente di fatto dei controgaranti, sia nazionale fondo centrale sia europeo FEI, per cui al momento le banche come intermediari finanziari sono equiparati ai Confidi e viceversa, e quindi molto spesso c'è l'accesso diretto da parte delle banche a plafond o del fondo centrale o del FEI, che in un certo qual senso disintermediano un po' il sistema Confidi, quindi occorrerebbe attendere, trovare una sinergia tra questi soggetti. Dottor Nardeo, in questo momento in Italia si sta ultimando la definizione dei programmi operativi, dei nuovi piani operativi. E quali sono le sfide maggiori che si stanno delineando per le regioni? Beh, le sfide per le regioni sono molte, sono sfide importanti per il nostro paese, perché dobbiamo sfruttare al meglio questa occasione che abbiamo nella prossima programmazione fino al 2020 di utilizzare al meglio le risorse finanziarie che ci arrivano dagli strumenti comunitari, dalle risorse comunitarie, e cercare di supportare le regioni anche con una maggiore capacità amministrativa, una capacity building, cioè una linea d'azione proprio su questo, per aiutare le regioni ad organizzarsi al meglio e a sfruttare al meglio l'occasione dei fondi comunitari. E in questo ambito gli strumenti finanziari che opportunità possono dare e che spazio stanno avendo? Beh, gli strumenti finanziari sono importantissimi, sono importanti proprio perché possono, diciamo, fare da leva, no, per queste risorse, per utilizzarle al meglio da parte delle regioni e soprattutto farle arrivare alle imprese, che possono avere risorse per investire, no, nell'attività produttiva. Gli strumenti finanziari
tema anche di questo convegno di oggi, sono fondamentali sia per, diciamo, smaltire le risorse che si sono accumulate nella programmazione che si sta esaurendo, che sono ancora molte, ma soprattutto per essere una leva anche per le future risorse che arriveranno al nostro Paese. Dottor Ranieri, il Governo, grazie anche appunto ai fondi strutturali, ha potuto ampliare le dotazioni a disposizione del Fondo Centrale di Garanzia. Voi, dalla vostra esperienza, che giudizio date dell'operatività del Fondo? Allora, certamente il Fondo Centrale di Garanzia rimane uno strumento fondamentale per il sostegno all'accesso al credito da parte delle PMI. L'ampliamento regolamentare recentemente, come dire, approvato, promulgato, amplierà le potenzialità del fondo. A nostro avviso, essendo uno strumento di natura centrale, nazionale, la modalità della garanzia per portafoglio può essere certamente più efficiente rispetto alle tradizionali operatività del fondo centrale per single name. La cosa fondamentale che avvertiamo come operatori periferici sul territorio, e che è anche un po' il tema del dibattito che c'è stato in questi giorni, è certamente quello di generare una filiera efficiente del sistema della garanzia. Ci sono i confidi sul territorio, c'è il Fondo Centrale, c'è il FEI, ci sono gli interventi da parte di tutti gli enti pubblici e delle amministrazioni locali. Occorre che questa sia pensata come una filiera coordinata. Questo perché le risorse non sono infinite, la dotazione di capitali in questo mercato della garanzia deve essere significativa. Se il terminale siamo poi noi confidi, non c'è nemmeno l'accesso al mercato del capitale di rischio, e pertanto ritengo che non ci possiamo permettere il lusso di andare in ordine sparso. Da questo punto di vista il Fondo Centrale svolge un ruolo di pivot che è senz'altro importante per migliorare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. Ecco, quindi come operatore del territorio, Finindustria Emilia Romagna che opportunità intravede nella nuova programmazione per la vostra regione? Certamente la modalità di intervento su operazioni tranched è una opportunità che cercheremo in tutti i modi di cogliere in maniera organizzata sul territorio, collaborando tra confidi, collaborando con l'ente regionale. Quindi questo certamente sarà uno dei temi di lavoro più importanti per noi nelle prossime settimane. Dottor Gobbi, Banca d'Italia ha una visione sul sistema creditizio italiano chiaramente molto ampia, e voi come valutate l'apertura dei regolamenti comunitari alla possibilità appunto di porre risorse pubbliche a compagno di quelle private sugli strumenti finanziari? Noi non abbiamo una posizione come Banca d'Italia sull'utilizzo di determinati strumenti da parte della Comunità Europea o del governo italiano. Quelle sono decisioni di politiche che vengono prese a livello politico. Quello che la Banca d'Italia sostiene da tempo è che ci debba essere un utilizzo efficiente delle risorse finanziarie, che le risorse finanziarie pubbliche o private devono essere utilizzate in maniera complementare, tenendo conto delle esigenze del privato. L'investimento privato deve essere un investimento remunerato, deve essere un investimento delle tasse di mercato, B, delle esigenze dell'investimento pubblico. E coniugare questi due aspetti non è sempre semplice, ma è fondamentale, perché altrimenti si rischiano problemi da un lato di
traslazione dei rischi dall'operatore privato in proprio, dall'operatore privato all'operatore pubblico, dall'altro di una distribuzione temporale di oneri e di costi che non sono sempre trasparenti e sempre efficaci. Se il tutto avviene in un quadro di estrema chiarezza delle responsabilità, degli incentivi, non credo che la Banca d'Italia possa e debba dire qualcosa su questi argomenti. Cioè, l'importante è che se venga salvaguardata la stabilità finanziaria degli operatori privati e l'uso efficiente dei fondi pubblici, delle risorse pubbliche. Ecco, nel contesto di credit crunch che stiamo vivendo, nel portafoglio di strumenti, quindi dalle garanzie, prestiti all'equity, cosa ritenete sia più efficace per il sistema italiano? Su questo noi abbiamo una posizione molto articolata. Noi riteniamo che lo strumento sia una medicina che debba seguire la diagnosi. In particolari situazioni, nel recente passato abbiamo sentito come lo strumento della garanzia sia stato molto importante, perché la nostra lettura e la nostra interpretazione dei problemi del mercato del credito erano problemi di rischio. Se le banche non prestano perché percepiscono le imprese come troppo rischiose, e con qualche ragione, visto l'ammontare di sofferenze e di altri crediti che hanno nei loro bilanci, la garanzia mitigava questo forte rischio. La garanzia è uno strumento da terapia intensiva. In una prospettiva di uscita dalla crisi stiamo lentamente normalizzandoci, come abbiamo riportato, abbiamo pubblicato un rapporto sulla stabilità finanziaria 10 giorni fa, in un bollettino 15 giorni fa, in cui cogliamo un insieme di segnali di miglioramento, ancora molto timidi, deboli, con molti rischi, ma man mano che la situazione con la crescita si normalizzerà, il problema per le imprese italiane ha un nome solo: equity, capitale. Perché solo con una struttura di capitale più robusta le imprese italiane potranno riaccedere alle altre fonti che siano garanzie, che siano mercati privati, credito. Però la gracilità da un punto di vista patrimoniale di molte imprese italiane è stato un problema per accedere ad altre fonti di finanza e rischia di esserlo in futuro. Quindi bene le garanzie, come servono ancora, perché non siamo ancora sicuramente usciti completamente, per molte imprese sono ancora condizioni difficili. In futuro la nostra diagnosi è abbastanza chiara, che ci sia un problema di gracilità patrimoniale di molte imprese, oppure di ampi settori delle imprese. Dunque, dottor Sappino, il Fondo Centrale di Garanzia ha iniziato le sue attività a fine 2013, ha avuto già un impatto abbastanza rilevante, parliamo di oltre 325.000 operazioni. Nella nuova programmazione che prospettive ci sono? Sì, effettivamente il fondo ha avuto nel 2013 un'esplosione in termini di operatività. Va considerato che nel solo 2013 abbiamo garantito oltre 77.000 operazioni per 10 miliardi di finanziamenti assistiti di garanzia. È diventato un punto rilevante delle politiche in favore delle imprese, quindi non potrà non avere uno spazio rilevante e consistente nell'ambito del programma operativo che il Ministero dello Sviluppo Economico sta costruendo per il 2014-2020, dovrà uno spazio dedicato proprio al tema della finanza e sostegno agli investimenti delle imprese. Dal punto di vista dell'operatività nella nuova programmazione, noi pensiamo anche di sperimentare, di collocare all'interno della nuova programmazione dei modelli nuovi e diversi che stiamo utilizzando per la gestione del fondo, in particolare operazioni di portafoglio e operazioni di mini bond da parte delle piccole e medie imprese. Ecco, invece a livello operativo sembra esserci stata una maggiore rilevanza delle operazioni di garanzia rispetto alle controgaranzie. Questo sembra anche comportare una sovrapposizione tra il lavoro dei confidi e quello delle banche. Voi che valutazione? Effettivamente nel corso del 2013 il sistema dei confidi ha mostrato un arretramento relativo rispetto al volume delle garanzie prestate dal fondo. Per la prima volta le garanzie dirette hanno assorbito una quota prevalente del volume complessivo delle garanzie per oltre il 60%. È un tema sul quale è opportuno fare una riflessione attenta, collegata a interventi che dobbiamo fare per vincolo di legge di rafforzamento del sistema dei confidi. Nel momento in cui il sistema dei confidi potrà riprendere una effettiva capacità di intervento in favore del sistema delle imprese, riducendo il numero dei confidi, accorpando i confidi in strutture patrimoniali più forti, probabilmente il fondo ricomincerà a lavorare molto di più con le controgaranzie che di quanto sia successo nel 2013.
Dunque, dottor Petri, i Confidi nell'ambito dei fondi strutturali beneficiano di una parte sostanziosa di risorse, soprattutto per ciò che riguarda le garanzie. E, però, quali sono le istanze che i Confidi chiedono di sviluppare all'Unione Europea? Questo è vero, quello appunto che diceva, risorse importanti che però al momento transitano molto più dalle regioni che direttamente dalla Comunità Europea, quindi noi recuperiamo molto nei territori le risorse delle regioni che mettono a disposizione per agevolare il credito alle piccole e piccolissime imprese. Quello che bisogna fare oggi invece è inserirsi nei programmi unitari COSME e Horizon con una declinazione che riguardi appunto la garanzia diretta. La leva della controgaranzia presentata da Consorzi Fidi fa sì anche che a parità di risorse gli effetti sulle imprese siano assolutamente migliori e più importanti. Quindi nell'ambito della nuova programmazione, attualmente qual è lo spazio che i Confidi si sono ritagliati? Appunto quello che dicevo prima, noi bisogna cercare di, anche come sistema della garanzia italiana, che è un sistema molto importante, addirittura rappresenta quasi il 50% di tutto il sistema di garanzia europeo, deve imparare e deve essere presente a Bruxelles nelle sedi opportune. Il sistema della garanzia italiano deve ovviamente far sì che la delineazione, come dicevo prima, dei vari programmi sia calzante rispetto a quello che è la priorità dei Confidi italiani, che sono di natura mutualistica e non pubblica e che rappresentano 1.300.000 imprese socie. Non c'è il pubblico dietro. L'allocazione di risorse importanti come le risorse unitarie devono avere un efficientamento e soprattutto devono portare benefici tangibili al sistema delle imprese italiane. Dottor Tirocca, SFIRS è tra i gestori che hanno attinto in maniera più significativa le risorse comunitarie, anche con una performance di spesa assolutamente positiva. Quali sono le lezioni che avete tratto dalla vostra esperienza? Ma prima di tutto la cosa più importante è che applicando dei concetti fondamentali, quelli dell'analisi appunto dei fabbisogni, della realizzazione degli strumenti e del monitoraggio, in questo modo possiamo sempre migliorare gli strumenti. In più stiamo sempre di più facendo crescere una classe di dirigenti, di funzionari che sono capaci di operare in termini concreti. L'altro elemento fondamentale poi è stato efficientare il loro lavoro, nel senso di produrre degli schemi organizzativi, dei meccanismi di lavoro che fino a questo momento erano abbastanza lontani dalla pubblica amministrazione. Abbiamo dei funzionari che sono responsabili di una commessa, abbiamo un numero di ore assegnato, il numero di ore viene riscontrato, devono raggiungere delle performance, le performance devono avvenire all'interno di un determinato tempo, insomma un modo di lavorare decisamente nuovo. Ecco, e nella programmazione comunitaria sembra che ci si stia spostando dalla logica del contributo a fondo perduto all'utilizzo di strumenti finanziari. Voi come vi ponete rispetto a questa tendenza? Ma siamo partiti con questo concetto proprio 5 anni fa. Siamo partiti 5 anni fa con questo concetto, abbiamo smontato il concetto del contributo e questo ci ha consentito in poco meno di 5 anni di accumulare circa 500 milioni di euro di fondi di rotazione, quindi di risorse che una volta restituite vengono ancora riutilizzate. Quindi se prima davamo semplicemente un contributo attizio, oggi diamo un finanziamento, una garanzia attizio, che una volta che la restituisce può essere data a Caio, poi a Sempronio, a Nevio e così via. Abbiamo creato una capitalizzazione a favore di una società, di una comunità, quindi lo ritengo assolutamente importante. Dottor Danzi, il Mediocredito Centrale gestisce il Fondo Centrale di Garanzia insieme ad altri strumenti finanziari. Ecco, qual è per voi il ruolo di questi strumenti nella programmazione comunitaria? Ma allora, l'abbiamo detto durante il convegno, io credo che questi strumenti debbano essere semplici, facilmente comprensibili dagli imprenditori, possibilmente non duplicati e debbano trarre beneficio dall'esperienza e dalla valorizzazione di quello che è stato già fatto nel passato. Quindi strumenti come appunto il Fondo Centrale di Garanzia, i Jeremy, strumenti che funzionano poi diventano efficaci nel sostenere le imprese. Noi abbiamo anche avuto esperienza nel nostro passato di strumenti nati con grandi aspettative, ma poi lo strumento era disegnato male e purtroppo ha dato risultati molto bassi. Quindi la capacità poi di utilizzare i fondi strutturali dipendono anche da come è stato pensato, indirizzato e creato lo strumento finanziario. Ecco, invece per quanto riguarda il fondo di garanzia, a livello di gestione, quali passi avanti si stanno facendo?
Ma allora, noi gestiamo il fondo di garanzia, lo dico, in un raggruppamento di imprese prese insieme ad altre banche, noi siamo però i gestori proprio dello strumento. I passi avanti vanno nella direzione sicuramente della semplificazione all'accesso, quindi abbiamo fatto importanti investimenti informatici per cambiare il portale, quindi la via di ingresso al fondo centrale di garanzia, e dal lato della maggiore conoscenza dello strumento fondo centrale di garanzia a livello di imprese e a livello di istituti bancari e finanziari. Abbiamo con il Ministero messo a punto una campagna pubblicitaria che è andata nei mesi di novembre dell'anno scorso, gennaio-febbraio di quest'anno, ed è un esperimento che è andato molto bene e che probabilmente replicheremo, e quindi su questi due filoni si sta concentrando tutto l'intervento del gestore, ovviamente supportato e indirizzato dal MISE. Dottor Carlizzi, Banca Etica nel mondo creditizio rappresenta un soggetto, possiamo dire, atipico. Qual è il vostro approccio rispetto al tema degli strumenti finanziari? Allora, in generale gli strumenti finanziari a noi non piacciono molto, quindi noi non facciamo finanza, non investiamo in derivati, diciamo, il profitto che noi traiamo dalla nostra attività creditizia è tutta, diciamo, portata dall'investimento che facciamo nell'economia sociale. Sugli strumenti finanziari però devo dire, in realtà, e rimanendo al tema, le banche dovrebbero fare un passo avanti e parlare di strumenti finanziari partecipativi, secondo me. Cioè, le banche, per stare nelle smart city, devono creare dei gruppi interni di lavoro per partecipare insieme alla società che poi vanno a finanziare, devono crederci un po' di più. Quindi appunto il mondo del sociale rappresenta il vostro ambito di attività. Dai vostri beneficiari, quali sono le istanze che stanno emergendo rispetto a questi temi? Di Smart City ne parliamo tantissimo, quindi ci sono tanti, noi abbiamo circa 300 enti pubblici che sono soci, perché ovviamente, come lei ha detto, noi facciamo finanza etica, quindi diciamo non abbiamo un profitto da raggiungere. Abbiamo un ritorno non economico da un'attività economica che facciamo. C'è tantissimo interesse, stiamo lavorando col Comune di Treviso, col Comune di Padova, ci lavoriamo da quando siamo nati, quindi da 15 anni, e quindi quello che ci stanno chiedendo è di fare fronte comune tra il soggetto pubblico, le cooperative sociali, che rappresenta il 70-80% delle attività che noi finanziamo, e poi, diciamo, l'ente creditizio, la banca, che fa da trade union e tutte queste. L'unico problema è che ci chiedono sempre di partecipare come soci in capitale. Forse questo è da parte del terzo settore, il nostro, che deve essere fatto un passo avanti, cioè non legare la partecipazione della banca a una partecipazione del capitale, perché forse non serve, serve, diciamo, erogare credito e partecipare, ma non per forza essere socio di una società. Molte istituzioni pubbliche, l'Unione Europea, così come BEI e FEI, stanno orientandosi ad impiegare strumenti finanziari anziché contributi a fondo perduto per alimentare le politiche di sviluppo. Voi, come rappresentanti del mondo bancario, come avete accolto questo cambiamento e come giudica il rapporto tra pubblico e privato finora sviluppato? Lo consideriamo positivamente, lo sviluppo al quale lei faceva riferimento. Credo che quando questo tipo di mezzi, che a volte sono ingenti, vengono impiegati in un modo che non crea distorsioni, e tipicamente quando a una banca viene chiesto di rischiare insieme al pubblico, evitiamo distorsioni, perché comunque facciamo ancora affidamento a una delibera che considera il rischio. Quando facciamo queste cose, tendenzialmente facciamo una cosa positiva. Ci sono dei casi già operativi. Credo che nel definire però questi interventi bisogna sempre anche scrivere bene i bandi, no? Quindi definire bene come poi funzionerà il processo che va dalla formulazione della domanda fino alla delibera di erogazione, perché lì nel dettaglio si possono fare, diciamo, delle piccole ingenuità che poi rendono molto difficile effettivamente fruire. Ecco, e che miglioramenti ci possiamo attendere dalla nuova programmazione? Penso che questa volta nel nostro paese ci sia una amplissima consapevolezza che bisogna attrezzarsi e che può essere difficile spendere soldi. Sembra ironico, ma se li vogliamo effettivamente spendere tutti, che dobbiamo, insomma, organizzarci per farlo bene. Allora, quello che io osservo che ci sono molti tavoli di ascolto, molte fasi proprio di progettazione intelligente, e che ci sono, rispetto, penso alla, diciamo, all'edizione precedente, per questo settennio, molti attori che possono aiutarci appunto a
progettare interventi che diano alla fine, no, un risultato, evitando ingenuità che abbiamo visto in passato e facendo in modo che diciamo, il percorso sia più semplice possibile per arrivare in fondo. Perfetto. Dottoressa Pacetto, i confidi in questi anni hanno ricevuto una sostanziale, insomma, iniezione di risorse, soprattutto dal lato comunitario. Crede che questo tipo di finanziamento sia efficace? Ci sono degli sviluppi particolari? Allora, sicuramente sì, anche perché noi in questo momento stiamo gestendo un'iniziativa comunitaria molto importante, che è l'iniziativa Jeremy, che al momento sta dando dei grandissimi risultati all'interno della regione siciliana. Infatti proprio sta dando una bella boccata d'ossigeno alle imprese che operano all'interno del territorio siciliano. Noi come Confidi 107, oltre a occuparci del nostro prodotto primario, ovvero le garanzie, ci stiamo anche un po' spostando su quello che è la finestra, il balcone, per quanto riguarda un po' tutta la programmazione europea. Siamo sicuramente interessati ai nuovi programmi europei, soprattutto a COSME, che è un programma appunto dedicato ai confidi, per cui ecco, speriamo di riuscire a portare a termine con dei grandi successi Jeremy, per poi ecco, continuare con la carrellata dei programmi europei della nuova programmazione. Ecco, quindi come Confesercidi nei nuovi programmi comunitari puntate molto su COSME, ma vedete anche altre opportunità negli altri programmi? Allora, da queste due giornate ho visto, insomma, che sono state sollevate tantissime opportunità che magari fino a questo momento non erano piuttosto chiare. Per cui con le due giornate di oggi io ho una panoramica un po' più ampia e più specifica rispetto a quello che potrebbe essere il ruolo che potrà coprire Confesercidi un domani. Sicuramente, a parte COSME, ho visto, ho sentito di questa iniziativa dello SMI Initiative, che è ancora in una fase embrionale, per cui ecco, attendiamo maggiori chiarimenti per poi poter, insomma, programmare anche un piano strategico operativo all'interno del nostro Confidi. Dunque, dottor Caputo, il progetto EPAS è arrivato a suo compimento, quindi dopo il percorso che ci ha portato dalle regioni del Sud Italia oggi alle due giorni di convegno a Roma. Quali sono le lezioni che possiamo trarne? Ma anche soltanto la partecipazione che ci ha visto nei mesi scorsi nelle quattro regioni dell'obiettivo convergenza a trattare di questi temi rispetto agli ambiti programmatici prioritari che il 2014-2020 vedrà attivati, e la grande partecipazione invece che in questo evento centrale ha visto l'attenzione degli intermediari finanziari, degli operatori e delle stesse amministrazioni centrali, ci dà un po' il senso di come questo tema degli strumenti finanziari nella nuova programmazione sconta ancora un deficit di attenzione nelle regioni d'obiettivo convergenza, un po', come dire, fagocitate dall'emergenza programmatoria e anche di recupero della spesa del precedente periodo di programmazione, che non le porta in questa fase ancora a porre la necessaria attenzione a questi temi in chiave strategica, mentre invece i nuovi regolamenti, con la loro diciamo, apertura e anzi auspicio di utilizzo degli strumenti finanziari in tutti gli aspetti della programmazione, quindi in tutti gli obiettivi tematici individuati come prioritari nel 2014-2020, richiederebbe. Quindi la lezione che se ne trae è che indubbiamente c'è su questi temi probabilmente la necessaria focalizzazione a una delle sette innovazioni di metodo che la nuova programmazione vuole portare, ed è quello di un maggiore presidio centrale. Come questa due giorni ci sta insegnando, ci sono, diciamo, anche delle questioni di scala per attivare efficacemente gli strumenti finanziari. Molto spesso il livello regionale, il livello cittadino non è quello adeguato, spesso il livello adeguato è quello nazionale, quantomeno sovraregionale, e questo necessita di un coordinamento molto forte. Nella nuova programmazione, con l'auspicio di un maggiore presidio delle amministrazioni centrali anche nel favorire alcuni processi più di sistema, sicuramente quello degli strumenti finanziari è uno dei temi da presidiare al meglio e sul quale probabilmente questa due giorni ci consegna
degli indirizzi e delle indicazioni che può essere molto opportuno cogliere anche per capitalizzare al meglio tutte le esperienze che nell'arco del roadshow nelle regioni dell'obiettivo convergenza abbiamo potuto portare all'attenzione degli operatori e degli amministratori e dei programmatori. Un patrimonio di conoscenza che sarà adesso opportuno e importante restituire al meglio anche in chiave di possibili azioni future. Dottor Felletti, le finanziarie regionali gestiscono una quota importante delle risorse nel campo delle garanzie ed è un ruolo giocato in alternativa ai confidi, ad esempio. Qual è il rapporto tra finanziarie e confidi? La domanda è assolutamente appropriata. Io preferirei dire che le finanziarie regionali, nel nostro caso Veneto Sviluppo, gestiscono quantità importanti di risorse sul tema delle garanzie del credito, non in alternativa, ma in sinergia col sistema consortile e col sistema bancario. Vi porto un esempio. Procedere ad un'analisi dettagliata della posizione debitoria di un'impresa e farlo in sinergia col sistema bancario sin dalle prime battute. Poter avere una garanzia di un consorzio FIDI 107 vigilato da Banca d'Italia, una garanzia quindi che ha un proprio valore, un proprio peso, e fare sì che le risorse pubbliche veicolate attraverso le finanziarie regionali siano strumento di controgaranzie e di riassicurazione ai confidi, vuol dire creare quella sinergia sul territorio, tali per cui parte privata e parte pubblica sono chiamati per competenza ad assolvere il proprio ruolo, quindi moltiplicare le risorse e dare delle risposte anche alle imprese. Ad esempio, noi lo stiamo facendo sia sul tema del consolido delle passività, sia sul tema dell'allungamento dei piani di ammortamenti e sia sul tema della liquidità. C'è una carenza di liquidità sul sistema imprese, non sul sistema bancario, e molto spesso non avere liquidità a disposizione fa sì che imprese anche economicamente sane vengano contagiate per mancati pagamenti da altre imprese che oggi invece soffrono questa tensione finanziaria. Quindi Veneto Sviluppo come intermediario tra le imprese e gli enti pubblici, quali sono le istanze che rileva sul territorio veneto? Le istanze sarebbero tante, però dobbiamo individuare le priorità. In primis, io credo che si debba cominciare a fare maggior chiarezza, e noi abbiamo le idee abbastanza chiare, se qualcuno ci interpellerà su cosa fare e come farlo, in un processo di semplificazione normativa rivolto, gestito, applicato da parte del soggetto regolatore, ovvero la vigilanza da Banca d'Italia. Avere dei processi più snelli attraverso magari la costituzione di un albo unico che riguardi le finanziarie regionali, tale per cui non si sia imbrigliati in una quantità di controlli che non solo appesantiscono l'operatività, che molto spesso la rendono anche impossibile. In seconda battuta, c'è l'assoluta necessità di trovare un tavolo unico a livello nazionale che armonizzi il processo normativo tale per cui quando ci sono dei provvedimenti nazionali ogni regione non agisca sulla base di valutazioni indipendenti dei propri dirigenti regionali, ma si trovi un processo di applicazione non solo armonico ma anche semplificato. Terzo, io credo che non ci sia niente di male, anzi è l'utilizzo del buon senso, far sì che le regioni che hanno speso meglio i danari che avevano a disposizione, parlo di danari derivanti dalla programmazione comunitaria, mettano a fattor comune, spieghino anche agli altri come si possono spendere bene e velocemente questi danari e quindi si esportino le situazioni, le attività che hanno avuto maggior successo. Questo vale per il nord e per il sud, non è un problema territoriale, è un problema di spendere bene, meglio questi danari e farlo a beneficio delle nostre imprese. Dottor Melitesta, l'operatività della Cassa Depositi e Prestiti è ormai estesa anche al sistema delle piccole e medie imprese. Nell'ambito di questa operatività, come vedete la proposta di promuovere maggiormente l'uso di strumenti finanziari anche nell'impiego, anche nel contesto dei fondi strutturali? Ma senz'altro positiva, peraltro c'è da dire che in questi anni le attività di sostegno delle piccole e medie imprese attraverso strumenti finanziari di mercato attraverso i quali Cassa Depositi e Prestiti non ha veicolato specifiche forme di aiuto ma ha sostenuto in funzione anticiclica le spese di investimento delle piccole e medie imprese già lasciano lo spazio perché in un mix di intervento pubblico e di mercato, che è il campo di lezione tipico di Cassa Depositi e Prestiti, questo anello di congiunzione tra Stato e mercato, potessero svilupparsi in tutte le potenzialità
ammesse. Quindi che cosa voglio dire? Che a fronte ad esempio del nostro plafond PMI, un plafond di risorse finanziarie destinate attraverso il sistema bancario al sostegno delle piccole e medie imprese, il territorio, le pubbliche amministrazioni, i confidi piuttosto che il mercato hanno potuto organizzare a livello locale intorno a questo strumento dei sistemi di utilizzo delle risorse comunitarie allocate allo stesso fine. Questo è valso per l'attuale ciclo di programmazione, varrà anche per quello che viene a seguire. Secondo quali modalità tra gli strumenti maggiormente supportati nello scorso settennio, prestiti, garanzie, capitali di rischio? Ma sicuramente quello dei prestiti. Cassa Depositi e Prestiti, come sapete, è attiva nei quattro lati degli strumenti finanziari previsti dalla programmazione comunitaria: infrastrutture, garanzie, capitale di rischio nell'equity e prestiti, però sicuramente il campo di elezione, anche perché è quello su cui Cassa ha maturato in questi anni la maggiore presenza e la maggiore esperienza in sinergia con il settore bancario, potrà essere quello trainante. Presidente Baccini, il microcredito nell'ultima programmazione dei fondi strutturali ha avuto un certo peso, parliamo di 190 milioni di euro per un complessivi 5 fondi finanziati. Per il prossimo triennio cosa vi aspettate? Ma intanto ci aspettiamo di mantenere questi livelli, che sono livelli importanti per il microcredito, ma soprattutto ci aspettiamo che questo investimento anche europeo possa essere sviluppato in progetti per un microcredito per lo sviluppo, non solo il sostegno a iniziative di microcredito sociale. Quindi dobbiamo incrementare e dare risposta a questa domanda crescente di nuove iniziative orientando la domanda. Ecco, quindi in questo contesto noi ci aspettiamo che l'Unione Europea, con una nuova capacità italiana di attrarre questi fondi e poi spenderli nel miglior modo possibile, possiamo, grazie alle iniziative dell'Ente Nazionale del Microcredito, che dà assistenza tecnica anche alle regioni per consentire agli enti pubblici di poter intervenire in questo settore, di poter veramente portare questi fondi al destinatario finale. Questo è il vero problema, l'ultimo miglio. L'ultimo miglio significa passare dalla formazione, l'informazione, il tutoraggio, il monitoraggio, eccetera, eccetera, al finanziamento. Questi fondi fino ad ora sono stati spesi soprattutto per queste buone pratiche. Dobbiamo percorrere l'ultimo miglio, che è quello di accompagnare al finanziamento, in accordo con il sistema bancario italiano, milioni di cittadini che oggi aspettano nella pubblica amministrazione una risposta. Ecco, invece nell'ambito degli strumenti finanziari, in questi due giorni si è parlato molto del rapporto tra pubblico e privato. E il microcredito, però, le iniziative sinora realizzate sono state caratterizzate per il controllo dell'ente pubblico. Come giudicate questa tendenza, questa prospettiva? Ma queste iniziative sono state sicuramente caratterizzate, gestite da strutture pubbliche, eccetera. Io mi auspico che ci sia una copartecipazione anche con strutture private in un sano principio di sussidiarietà, non solo verticale ma orizzontale. Questo ci consentirebbe di raccogliere tutte le forze più vive del nostro Paese, posso dire che sono eccellenze soprattutto nel settore dell'economia sociale di mercato, per poter fare squadra. Uno dei nostri compiti è proprio quello, fare la rete, fare squadra, non essere in competizione con nessuno, perché la missione appunto della nostra struttura pubblica, dell'Ente Nazionale del Microcredito, che il Governo e il Parlamento con una direttiva hanno dato, non solo con una legge, è proprio quello di creare la via italiana al microcredito, una forte coesione di tutti i soggetti in campo per un solo obiettivo, quello di dare risposte concrete alla forte domanda di lavoro, di occupazione, di lotta alla povertà, esclusione sociale e bancaria. E quindi noi auspichiamo che dai prossimi mesi ci possa essere una nuova solidarietà nazionale proprio per
affermare e applicare con convinzione l'economia sociale di mercato in alternativa all'automatismo del mercato. Dottor Rinaldi, in Italia persiste la situazione di credit crunch e le sofferenze bancarie continuano ad aumentare. E in questo contesto, Abi, come giudica la possibilità di finanziare appunto, strumenti finanziari attraverso i fondi strutturali? Beh, noi riteniamo che le risorse messe a disposizione dell'Unione Europea rappresentino una possibilità per creare strumenti di ingegneria finanziaria finalizzati in primo luogo a ridurre il rischio per le banche che finanziano le imprese, in particolare fondi di garanzia che siano compatibili con quelle che sono le regole di Basilea 2 relativamente alle garanzie e quindi rappresentano effettivamente degli strumenti di mitigazione del rischio per gli intermediari finanziari. Ecco, quindi nel contesto della nuova programmazione su quali particolari strumenti vedete margini di miglioramento? Ma noi riteniamo che le pubbliche amministrazioni debbano in particolare lavorare su strumenti di garanzia, come dicevo, compatibili con quelle che sono le regole di Basilea e soprattutto secondo modelli operativi quanto più possibili standardizzati e coerenti anche con l'operatività del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Dunque, dottor Morganti, il mondo delle imprese lamenta, diciamo, di usufruire in maniera contenuta dei sussidi pubblici. Beh, è anche vero che i policy makers sembrano andare verso una direzione in cui il contributo privato attraverso anche strumenti finanziari vada un po' a sostituirsi alla logica del contributo fondo per tutto. Voi come giudicate come Banca Prossima questo approccio? Fisiologico, perché naturalmente le risorse si sono ridotte e quindi la maniera migliore è quella di schierarle non a fondo perduto ma nelle varie forme rinnovabili, no? Come si potrebbe dire parlando di energia. Quindi saranno fondi di garanzia, saranno fondi rotativi, saranno strumenti qualche volta per l'abbattimento del costo del capitale, ma questo devono essere. Le organizzazioni, le non profit che noi conosciamo più direttamente, si lamentano abitualmente del fondo perduto che non c'è più, però lo fanno in una maniera, mi sembra di poter dire, sempre meno nostalgica, insomma, si sa che è il passato, quindi comincia un periodo nuovo in cui, come ho detto oggi, la cosa fondamentale è che le finanze giochino tra loro di squadra, perché il risultato sia superiore alla somma delle parti, ovvero non conta soltanto il fatto che l'ente pubblico per esempio schieri dei fondi di garanzia a sostegno di un determinato settore economico, conta che le banche siano pronte a occupare quegli spazi con credito sufficiente e capendo il business più che appoggiandosi alla disponibilità di un fondo di garanzia. A proposito di questi strumenti nuovi, finanziari, il mondo dell'imprenditoria sociale ne ha usufruito in maniera rilevante sino adesso? Che prospettive ci sono con la nuova programmazione comunitaria? Ma dunque, sicuramente ne ha cominciato a usufruirne. Io trovo che per usufruire di tutti gli strumenti pubblici sia necessario dotarsi di una strumentazione di competenza che, come al solito, ci rimanda alla domanda tra make or buy. Te la crei dentro te stesso. Le organizzazioni non profit non hanno tutte la stazza sufficiente a crearsi una cabina di regia per fare poi progettazione europea piuttosto che progettazione anche a bandi nazionali. Quindi la risposta è buy per la gran parte di loro. Un tema che mi sollecita molto è proprio questo: come far nascere in prospettiva una rete di consulenza e di accompagnamento alla progettazione europea tale da consentire alle organizzazioni di rivolgersi ad essa con la sicurezza di essere servite, non con la certezza del risultato, ma almeno con la certezza di un metodo.